ragazzi nei giorni scorsi. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Alessandro. Buongiorno. Chiamo da Bressanone, in Alto Adige, e sono un pedagogista. Mi occupo di tecnologie dell'educazione da più di 20 anni, nel senso che la mia passione per il computer è legata esclusivamente alle applicazioni didattiche e, essendo un 44enne, sono figlio del periodo sia dell'informatica casalinga che della prima esplosione dei videogiochi. Ho amici che si occupano di videogiochi per vivere. E non sono giusto passati 30 anni dall'ingresso nel mercato del primo Mac, quindi. Sì, io ne ho una collezione di cui, se vuole, le mando una foto che faccio vedere agli studenti per far capire loro quanto era diversa l'idea del Macintosh da quella anche solo degli iPad concettualmente. Ed è proprio qui che volevo incidere. Il problema, mi creda, non perché io lo so e sono chissà che illuminato, ma perché l'hanno detto gli autori a cui riferisco già 20 anni fa, e le posso fare degli esempi, nel senso che nel libro di Pierre Lévy, Cybercultura, nel 92, veniva detto testualmente: lo scenario peggiore per Internet sarebbe quello di essere sostituito da un gigantesco apparato di televisione interattiva. Quindi YouTube e l'e-commerce sono uno dei problemi, ma non è questo, perché il vero problema non è il 17enne che gioca a poker, il vero problema sono i figli delle mie insegnanti, future insegnanti, che vengono a fare scienze della formazione, a cui vengono dati gli iPhone a 3 anni per farsi mezz'ora di fatti propri. L'uso di un'interfaccia tattile e l'uso dei videogiochi pensati per i tablet e gli iPhone e tutti i telefoni che noi chiamiamo smart, dimenticando l'uso di una parola come intelligenza da attribuire a un coso di plastica, sono il vero problema, e mi spiego meglio. Quando un 17enne odierno arriva al videopoker, ha una storia di videogiochi pregressa di un certo livello. Quando avremo dei 17enni, fra una decina d'anni, che sono cresciuti e non esistono i nativi digitali, e sarebbe troppo lungo spiegarle perché, ma è così. Bransky ha solo fatto i soldi, ha fatto crescere moltissime pubblicazioni, l'inventore dei nativi digitali, il signor Bransky, che vende i videogiochi all'esercito americano per educare i militari. Questi ragazzi cresciuti coi tablet saranno un problema, perché stanno perdendo la capacità di interagire con interfacce complesse, ovvero. Io nel 98 ho cominciato una ricerca sull'uso di Paint, e le posso dimostrare con dei dati che i bambini del 98, scesi dalle montagne qua attorno, usavano il computer in un modo estremamente più complesso e articolato dei loro attuali coetanei. Siamo nella cacca digitale, me lo lasci dire, e siccome lei ha letto un articolo toccante e ha fatto una bellissima settimana di redazione, per cui mi complimento, e io ascolto solo Radio 3 da più di 20 anni, volevo dire questa cosa, perché la gente si deve preoccupare non solo dei 17enni, ma anche del sistema di intrattenimento e di babysitting dato dagli strumenti che adesso noi teniamo in tasca sempre. Le madri che parlano al telefono davanti ai figli gli stanno facendo male, soprattutto nella culla, perché i figli non sentono rispondere. Le madri dicono: ma con chi sta parlando mia madre? Perché ha in mano quell'oggetto? E non vedono l'ora di averlo in mano. Questo è il più grosso problema, e la G-Com se lo sogna di capirlo. Perché? Perché vendere cellulari è assolutamente il business di questa fase della storia umana. Guardi, grazie di questo suo intervento che ci dà l'occasione per riflettere brevemente su un argomento che riguarda davvero tutti noi. Allora, il rapporto della G-Com, probabilmente le cointeressenze sono dovunque, guardi, e se ci si ferma a leggere la realtà attraverso le cointeressenze, si arriva fino a un certo punto. Quello che trovo interessante del suo messaggio e che era ben restituito quantomeno dal titolo dell'articolo di Avvenire, è che spesso ci si concentra sull'atteggiamento che i cosiddetti nativi digitali hanno nei confronti dei moderni strumenti e non si analizza quanto alcuni comportamenti di adulti senz'altro non nativi digitali siano scorretti
dati e siano indicatori di anche di una mancata trasmissione, ad esempio, di capacità di concentrazione. Il modo con cui spesso noi adulti interagiamo con i nostri smartphone, con i nostri iPad, è una modalità che, vista con gli occhi di un bambino, non sempre si configura come un buon esempio, perché, come lei diceva, telefoniamo mentre cuciniamo, mentre guardiamo un bambino che dorme, o mentre facciamo altre cose, guardiamo l'iPad mentre guardiamo la televisione, mentre squilla il telefono, e se siamo noi stessi a non creare, come dire, un'attitudine della concentrazione, quantomeno poi diventa difficile lamentarsi del fatto che non si riesce a trasmettere concentrazione ai figli, ai ragazzi nelle scuole. Per cui trovo che le sue osservazioni siano molto giuste e sia da analizzare sempre di più l'aspetto del rapporto con la tecnologia, non in una divisione generazionale, genitori, figli, adulti, bambini, ma tutti insieme, perché la tecnologia coinvolge tutti, e in questo gli adulti hanno una responsabilità maggiore, perché devono, come per il resto, trasmettere, aiutare, educare, appunto.